Buonasera ad Adria, Anna Maria Bernini, Ministro dell'Università e della Ricerca, ospite sabato 29 aprile ad Adria, nel doppio ruolo di Ministro con la visita del Conservatorio Buzzolla, vera e propria eccellenza della provincia di Rovigo, e per appoggiare il candidato di Forza Italia, Massimo Bobo Barbujanni, e la sua coalizione. Buonasera Sindaco, l'importanza che avere il Ministro dell'Università qua ad Adria a vedere questa eccellenza. Incredibile, facciamo conoscere il nostro territorio, le nostre ricchezze, le nostre eccellenze, come hai ben detto, in maniera tale che veramente il nome di Adria possa arrivare in tutta Italia. Lunga vita al Conservatorio, da chitarrista classico, ovvio, un pezzo di cuore grandissimo qui dentro. Come dici tu, la musica è un veicolo per far crescere il territorio, l'identità del nostro delta e della nostra regione. Massimo Barbujanni, il ministro Bernini qua ad Adria, non solo per vedere questa eccellenza che è il conservatorio, ma anche per appoggiare Bobo Sindaco. L'importanza di questa visita, Massimo? È importantissima questa visita, a testimonianza anche di quella filiera famosa che dobbiamo comunque avere con la nostra città, con la regione, con lo Stato. È una bella persona, una persona che poi è venuta immediatamente a visitare il nostro meraviglioso conservatorio con il appena sistemato auditorium, perciò è una visita veramente importante che ricorderò particolarmente. E perciò oggi siamo qui e ci siamo messi insieme, perché c'è stato un incidente 5 anni fa, va bene, politico, e adesso siamo qui, abbiamo ricompattato questa squadra che aveva ben operato, ben lavorato. Abbiamo detto: noi dobbiamo assolutamente far ritrovare l'entusiasmo della gente e soprattutto quella centralità che Adria ha sempre avuto nei confronti degli altri comuni del Delta del Po. Adria viene definita non la meno porta del Delta del Po. Noi ci rispecchiamo su tre parole: rispetto, passione, cuore. Politica per passione. Le posso dire che io ho consumato le mie scarpe, suonando i campanelli di tutti, perché la campagna elettorale si fa. Ma io vendevo scarpe, sa? Vendevo scarpe una volta, conosco. Perciò ho cercato in tutti i modi di trasferire alla gente l'entusiasmo, ma soprattutto quella voglia che questa città non deve essere abbandonata. Abbiamo dei grossi problemi. Prima di tutto abbiamo un ospedale che deve essere rivalutato, abbiamo una casa di riposo che deve essere sistemata perché purtroppo versa in condizioni, diciamo, un po' precarie. Ma una cosa che dobbiamo assolutamente fare è quella di toglierci da quell'isolamento che purtroppo da troppi anni questa città vive. Grazie dell'ospitalità. Vedo la presidente del conservatorio, la già presidente del conservatorio candidata, che mi ha accolto in quella struttura bellissima, magica, che fa di Adria non solamente la città delle meraviglie sotto il profilo imprenditoriale, sotto il profilo paesaggistico, ma anche delle meraviglie della musica. Adria è la città della musica, due conservatori, tanti teatri, esatto, in provincia di Rovigo, tanti teatri, tanta musica, per quello prima quando tu giustamente dicevi che cosa c'è che sia più fabbrica di futuro dell'università, degli enti di ricerca, le accademie d'arte drammatica, le accademie di belle arti, i conservatori, le scuole di design, anche quelle sono bellissime fabbriche che producono futuro. Io accetto la richiesta del sindaco di dare una mano, noi siamo qui per dare una mano, il governo è qui per dare una mano, ma credo chiunque abbia un incarico pubblico, soprattutto ora, in un momento così particolare, così sfidante, dopo che abbiamo sofferto tanto, dopo che ci è stato portato via tanto, e adesso abbiamo l'opportunità, anche per tutto quello che abbiamo sofferto, di fare
fare degli investimenti sul nostro futuro, investimenti sul nostro futuro. Io dico ai miei colleghi politici, vietato sbagliare ancora. Non possiamo più permetterci di sbagliare.